Comunque, chi tempo fa avrebbe avuto bisogno della consulenza del maestro Laurenzi, ma ne avrebbe bisogno anche adesso, visto che la Salernitana è ottava. Ovviamente sto scherzando, fratelli Amaranto, perché la Salernitana sta facendo un buon campionato e in zona playoff, in un campionato che comunque l'obiettivo era restare in Serie B. Quindi grandissima Salernitana. Ovviamente è logico che per lui, che è un grandissimo allenatore di Serie A e soprattutto di nazionali, restare in Serie B è comunque una grandissima sconfitta. Avrete già capito che sto parlando di lui. Giampiero Ventura, allenatore della Salernitana, classe 1948. Ha cominciato come centrocampista nelle giovanili della Sampdoria per poi approdare in prima squadra. Poi non è mai riuscito a fare successo come calciatore, un po' come Gene Gnocchi con il Parma. Ma mentre Gene Gnocchi poi ha preso la strada della comicità e ci ha fatto passare ore di risate intelligenti, non sono ironico, lo trovo molto geniale Gene Gnocchi, Ventura ha fatto questa fine qua. A urlare a se stesso praticamente, perché non lo ascolta nessuno. A quanto pare Ventura, adesso come adesso, parla e urla da solo perché a quanto pare i giocatori lo ignorano. E questo succedeva anche quando allenava l'Italia. Dopo una delle partite giocate contro l'Albania, nessun giocatore era andato a salutarlo o a stringergli la mano. Lo ha fatto solo l'arbitro, e tra l'altro l'ha fatto perché è stato Ventura ad andare dall'arbitro a salutarlo. E contro l'Albania avevano pure vinto. Difatti invece, quando non si erano qualificati per il mondiale, Ventura si è proprio barricato in casa. Guardate qua che tristezza. È ancora qui, blindato, in una villetta a Bari Palese, di fronte al mare, mosso, molto mosso. Giampiero Ventura non è ancora uscito da casa, il suo rifugio, dopo la terribile e dolorosa eliminazione. Lo conforta sua moglie, Luciana, tornata con lui da Milano. Fotografi, giornalisti, cameraman sono vicini al cancello del complesso residenziale da più di 30 ore, con la speranza di cogliere un'espressione, di sentire una parola dal CT. I suoi vicini di casa hanno l'aria di chi vuole proteggere un uomo terribilmente solo, finito nell'occhio del ciclone. L'ha visto ieri, l'ha incrociato? Non l'ho visto, non l'ho incrociato e secondo me è una persona che non ha assolutamente colpa. E quindi se vuole stare un attimo in silenzio è giusto, Buffon l'ha detto, si vince insieme, si perde insieme, bisogna guardare dietro, bisogna guardare alle istituzioni, bisogna guardare alla Federazione Italiana Gioco Calcio che non ci dà, non dà agli italiani la possibilità di giocare. Vabbè, a parte questa signora che dice che non diamo spazio agli italiani di giocare quando si parla di Italia, quindi giocano appunto gli italiani. Misteri della psiche umana. Però forse questa signora qua non sa che comunque Ventura non si rendeva simpatico agli occhi della gente. Ancora prima di non qualificarsi per il mondiale era sempre tutto uno a dire che la sua nazionale giocava male perché il campionato di Serie A è un campionato di bassa lega. In più non mostrava grande entusiasmo, enfatizzava in campo solo gli errori. Più che un allenatore sembrava il custode degli spogliatoi e se ne erano accorti tutti. Difatti, ancora prima della mancata qualificazione al mondiale, già si parlava di una possibile sostituzione. Addirittura si pensava di nuovo a Conte, perché sapete che noi italiani, insomma, guardiamo sempre al futuro, no? Sun Sport aveva scritto Italy I Conte Return. L'Italia punta sul ritorno di Conte. Secondo molti, Ventura addirittura non doveva andarsene a Natale, ma addirittura ad Halloween.